Colleghi, io non mi unirò ai peana che ho sentito ieri, vorrei richiamare tutti i colleghi un po' a quello di cui stiamo discutendo, ovvero la istituzione della giornata alla memoria delle vittime dell'immigrazione. Ieri ho sentito parlare di tutto, soprattutto e solo di immigrazione, di giornata, di memoria ne ho sentito parlare poco. Cosa voglio dire? Innanzitutto, la istituzione di una giornata è assolutamente inutile perché ritengo completamente inflazionata la materia e dovrebbe essere considerato offensivo istituire un'altra giornata quando ci si riferisce a delle vittime, dei poveretti che sono morti in mare. Lo dico perché, per chi non lo sapesse, le nostre giornate più o meno ufficiali dedicate a qualcosa sono 253, dove brilliamo per la giornata dedicata al gatto, alla difesa della rana, alla lentezza, all'UFO e non può mancare la giornata degli angeli custodi. Probabilmente ne avremo bisogno anche qui di angeli custodi per evitare di istituire l'ennesima giornata. E con quelle ufficiali, partendo proprio da oggi e arrivando fino al 2 di giugno, praticamente ce n'è una ogni due o tre giorni. Anche stamattina c'è quella di Via Fani, dove sono sempre presenti ogni tre giorni il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio, il Capo di Stato Maggiore. Mi chiedo se in un momento in cui l'ISIS minaccia i paesi occidentali, forse non sarebbe il caso di mandarcene uno a rappresentare il paese, perché se dovesse intervenire un attacco in quell'occasione, tutta sarebbero alla memoria di commemorazione, nessuno difenderebbe i patri confini. Ma non è solo inutile, credo che anche il costo non debba essere dimenticato, perché comunque diciamo sempre che è tutto senza oneri a carico dello Stato, poi ovviamente gli oneri ricade sulle scuole, sui comuni, sulle province, sulle regioni, e quindi sul numero qualcosa ci costa. Ma io la considero addirittura non solo inutile, dannosa nel momento storico che noi stiamo vivendo. Noi abbiamo in questo momento la chiusura della rotta balcanica, abbiamo a 75 km di distanza le coste da cui potrebbe riaprirsi la migrazione attraverso il canale di Otranto e noi, differentemente da tutto il resto del mondo, andiamo a istituire la giornata alla memoria delle vittime dell'immigrazione. Come dire, venite qui perché la strada giusta è quella del canale di Otranto. E d'altra parte io credo che sia poi la politica, che è sempre stata sottesa dal governo Monti a quello Letta, a quello Renzi, che ha portato a questi risultati, perché ho sentito numeri ampiamente che possono essere contraddetti anche da parte del relatore senatore Mazzoni. Io ho visto solo una cosa, che fra Mare Nostrum, Triton, Poseidon, noi abbiamo portato a casa, andandoci a prendere non dei rifugiati, anche qualche rifugiato, ma per la maggior parte degli clandestini, perché ho sentito qualcuno ieri citare il tono negativo che viene attribuito ai clandestini. Chi entra senza rispetto delle regole nel nostro paese si chiama clandestino, punto, non ci sono altri termini. Il termine migranti ve lo siete inventati voi. E cosa è successo grazie a quelle preziose missioni? Abbiamo avuto nel 2014 175.000 ingressi, di questi 60.000 hanno richiesto lo status di rifugiato, il 5% ha ricevuto lo status di immigrato rifugiato, quindi vuol dire che per la maggior parte sono clandestini e noi abbiamo preso, ce li siamo andati a prendere al posto di quello che dovevamo fare, cioè respingerli, e ce li siamo portati a casa. Uno dice però abbiamo fatto un'operazione umanitaria, abbiamo salvato delle vite. È esattamente vero il contrario. Vittime nel Mediterraneo 2011, circa 1.500, 2012 circa 500, 2013 circa 600, 2014 3.500, 2015 3.771 e nei primi mesi del 2016 410, ovvero 35 volte il numero dei morti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Quindi non veniteci a dire che queste operazioni hanno ridotto quella mortalità.
perché è accaduto esattamente il contrario. Mi spiace il vedere poi anche una certa ipocrisia, perché noi adesso facciamo la corsa, addirittura non si accettano modifiche perché bisogna essere pronti almeno per il 3 di ottobre dell'anno prossimo rispetto ai morti di Lampedusa. Tutti sono a favore, probabilmente voteremo solo noi contrari a questa proposta, per quei poveri morti. Ma io vedo una tanta ipocrisia di chi si preoccupa dei morti di Lampedusa e ci si dimentica di tutti i morti che stanno accadendo in questi giorni in Grecia e negli altri paesi contigui. Di quelli non gliene frega niente a nessuno? E meno, vale meno la vita di quelli che muoiono nell'Egeo rispetto a quelli che sono morti a Lampedusa? Io credo proprio di no. È ora di finirla sia con l'ipocrisia sia col continuare a dare le responsabilità a qualcun altro, perché prima addirittura era colpa della Bossi-Fini, poi era colpa del decreto legge Maroni, poi siamo arrivati, è tutta colpa dell'Europa. E no, i conti non tornano più. Ho qui, l'ho conservato da settimana scorsa, un bel articolo che c'era non sulla Padania, è sulla Repubblica, quindi è a prova di bomba, dove c'è un'analisi di Diamanti, di Ivo Diamanti, che dice: il rapporto sulla sicurezza che ieri ha commentato su queste pagine non lascia molti dubbi, soprattutto con quelle due cifre rivelatrici. Solo il 32% degli italiani ha ancora fiducia nell'Unione Europea, mentre il 56% vorrebbe chiudere di nuovo e subito tutti i confini nazionali. Due numeri sorprendenti nel paese che solo qualche anno fa credeva ciecamente nelle magnifiche sorti e progressive dell'unificazione del vecchio continente. Dice il professor Ruggero, che è professore psicoterapia cognitiva alla Sigmund Freud di Vienna: un tempo eravamo quelli che all'Europa credevamo più di tutti, quasi in un modo romantico, sentimentale, eravamo innamorati dell'Europa, ma adesso la gente capisce che il governo europeo non c'è. C'è la Germania che cerca di essere umanitaria, c'è la Francia che decide di essere rigorosa, c'è una Commissione europea che stabilisce delle regole per l'accoglienza dei rifugiati, ma poi nessun paese li rispetta. La sfiducia nell'Europa, la voglia di rimettere le frontiere e le guardie di frontiere, porta alla luce un dato interessantissimo. La terza cifra che non ti aspetti: il 40,2% dei simpatizzanti del Partito Democratico, che si schiera contro Schengen e rivuole i confini, certo un numero inferiore a quelli dei leghisti e forzisti, ma lì rivuole questi confini. Come si spiega? Dalla destra, lo dice Barbagli, che era l'ex direttore dell'Istituto Cattaneo, dalla destra tu l'aspetti, dalla sinistra no. Certo, un peso ce l'hanno i media, che dipingono ogni giorno un'Europa nel caos, ma la cruda verità è che le stesse persone che si sforzano di dimostrare che quello degli immigrati non è un problema, parlo degli italiani di sinistra, in realtà pensano che lo sia. Non hanno il timore di perdere il posto di lavoro, ma sentono l'allarme per una nuova criminalità che purtroppo i dati reali confermano. E c'è la paura che gli immigrati siano loro concorrenti nel welfare, nell'assegnazione delle case, per esempio, o le file al pronto soccorso. La sinistra ha risolto il problema non affrontandolo, semplicemente non ne ha parlato, ha dato tutta la colpa all'Europa e stop. Queste cose le dice la Repubblica e credo illustri professori. Però è finito il tempo del dar colpo all'Europa, perché l'Europa in questo momento ha preso un atteggiamento completamente diverso dal nostro, sta reagendo. Mentre noi siamo qui a parlare di queste cose qua, 11 fra paesi dell'area Schengen o meno hanno sospeso Schengen o ne hanno limitato la portata. 7 hanno costruito o intendono costruire delle barriere, dei muri, dei fili spinati, quello che volete. Come li chiamate voi se non respingimenti? Solo che quando di respingimenti e di rimpatri ne parlava la Lega, eravamo dei razzisti. Oggi sono razzisti la Gran Bretagna, la Francia, la Spagna, l'Austria. Questi sono i paesi razzisti o siamo noi dei matti? Perché noi siamo dei matti, perché nei momenti in cui tutti si difendono da questa ondata, noi creiamo le giornate, la memoria, poi ricordo che c'è già
il giorno della del rifugiato, quindi se uno istituisce quella dei migranti e della memoria dei migranti, evidentemente stiamo parlando dei clandestini, non di quelli che vengono sfuggendo a delle guerre. Ma quando gli altri paesi mettono dei limiti numerici oppure bloccano le frontiere, noi ci inventiamo di andare a prenderseli sotto le coste libiche, ci siamo inventati l'abolizione del reato di immigrazione clandestina, qualcuno cerca di far passare anche l'espansione della cittadinanza applicando lo ius soli, ovvero lo ius culture. Ho sentito qualcuno dire ieri: erano cittadini francesi e belgi quelli che hanno fatto gli attentati a Parigi. Questi sono diventati cittadini europei, francesi e belgi, grazie allo ius soli, e noi in questo momento cerchiamo di introdurlo a casa nostra. Ma non solo, non basta, perché si è inventati lo ius culture, che rappresenta veramente il rischio di qualcosa che viene meno della nostra identità, della sicurezza a casa nostra, perché noi intendiamo dare la cittadinanza non a quelli che sono venuti entro una certa età e hanno studiato, la diamo anche a chi non ha conseguito il titolo di studio, come nel caso della formazione professionale. Quindi non sarà lo ius culture, sarà lo ius ignorantie, perché potrebbero anche non parlare italiano e noi gli diamo la cittadinanza comunque. Certo, sempre meglio così che a Bologna, dove per integrare meglio i migranti istituiamo i corsi di arabo, in modo che noi possiamo meglio socializzare coi bambini che vengono a casa nostra. Qui stiamo rasentando veramente la follia. E chiudo, Presidente, ricordando una cosa. Oggi stiamo parlando di questo, voi ve lo voterete. 10 giorni qua abbiamo parlato qui in termini di immigrazione, di Consiglio d'Europa, tornerà quest'oggi anche Renzi in vista del prossimo Consiglio. Mi fa rabbrividire l'idea che noi siamo qui a far questo e c'è Renzi che a dialogare in sede europea con un paese come la Turchia, che va così con l'ISIS, che si permette di chiudere i giornali dell'opposizione e di controllare completamente l'informazione, ed essere a dialogare con dei ricattatori che chiedono dei soldi oppure degli vantaggi nel loro ingresso nell'Europa per potersi fare carico di migranti. 6 miliardi e 400 milioni per cosa? Per tenerli a casa loro e farli morire di fame e di freddo? Non vi sentite un po' ipocriti nel girarvi dall'altra parte e mettervi qui oggi a festeggiare? Oggi c'è solo da festeggiare una sconfitta, la sconfitta di tutta la politica migratoria e immigratoria dell'Europa. Grazie, Presidente.